Bentornato Gudler, bentornata. Siamo alla parte conclusiva del menu che si genera con il tasto destro sul desktop. L'ultima opzione che devo descriverti è personalizza, quindi riattiva il menu con il pulsante destro del mouse e vai ad individuare proprio l'opzione personalizza. Cosa vuol dire? Beh, naturalmente che puoi andare a personalizzare in maniera molto dettagliata qualcosa. In pratica si apre questa finestra e potrai ad esempio scegliere il tuo sfondo del desktop. Qui ne sono riportati alcuni, ma se vuoi puoi anche personalizzarlo ancora di più. Se accetti quelli presentati sarà sufficiente cliccare su uno di questi e potrai averne o in maniera singola oppure una sequenza variabile in base ad un determinato tempo. La personalizzazione migliore la puoi ottenere premendo uno di questi pulsanti: sfondo del desktop, colore delle finestre, suoni e salva schermo, screen saver. Premendo il pulsante sfondo del desktop potrai o selezionare una o più di queste immagini o ancora potrai sceglierne una personalizzata cliccando su questo pulsante sfoglia. Si aprirà una sorta di esplora risorse che ti permetterà di individuare una foto, un'immagine ed impostarla come sfondo. Puoi addirittura scegliere un gruppo di immagini e, selezionando questa opzione, variare il tempo di aggiornamento da una lista che si presenta da questo menu. Ricorda, dopo aver selezionato le varie opzioni, di salvare le impostazioni, quindi le modifiche. Il pulsante colore finestre ti permette di mutare l'aspetto di colori, dimensioni, forma, del carattere di alcuni elementi, come le barre, dei bordi, collegamenti, le varie finestre, icone, la lista dei menu, dei pulsanti, degli sfondi, alcune spaziature, dei titoli e così via. In pratica cosa accade? Si aprirà una maschera nella quale potrai selezionare da un menu cosa personalizzare, quindi questo è un menu che ti permette una multipersonalizzazione. Potrai scegliere delle varie barre, dei bordi, collegamenti, il desktop, le varie finestre, icone, un menu ed altro ancora. Quindi non dovrai far altro che selezionare l'opzione da personalizzare e poi di volta in volta qui avrai presenti vari parametri da impostare, dimensioni del carattere, colori principali o secondari e così via. Al termine potrai personalizzare ciò che hai selezionato cliccando sul pulsante OK per l'acquisizione del parametro. Altra possibile personalizzazione è quella dei suoni, ossia cambiare alcune impostazioni dell'audio emesso dal sistema operativo. Non solo, in realtà si apre una nuova finestra che magari potremo ritrovare in seguito nelle spiegazioni, ma per ora indirizza la tua attenzione riguardo le possibili selezioni. In pratica potrai scegliere di impostare alcuni parametri relativi alla riproduzione, quindi i suoni emessi dalla scheda audio, i suoni registrati e quindi forniti da fonti esterne, i suoni emessi dal sistema operativo, quelli forniti dalla Microsoft, oppure ne potrai anche selezionare alcuni a piacimento, ed infine impostazioni relative alle comunicazioni telefoniche nel caso in cui il computer abbia questa possibilità. Infine hai un ultimo pulsante che ti permette di selezionare gli screen saver. In pratica il salvaschermo è nato qualche decennio fa per evitare che i monitor si rovinassero a causa del permanere di una schermata fissa per molto tempo. Ora di fatto non servono molto a queste problematiche, ma comunque sono sempre presenti all'interno del sistema operativo. Puoi scegliere il tipo di salvaschermo da un menu che si presenta e una volta che hai scelto il salvaschermo potrai decidere quanto tempo far attendere prima che si attivi e variarne alcune impostazioni o poter visionare un'anteprima di ciò che accade. Al termine ricorda di cliccare su OK per acquisire queste modifiche. Nota a margine, puoi anche scaricare o a pagamento o gratuitamente alcuni screensaver
che può installare all'interno del sistema operativo. Tutto bello, ma diciamo, questa non è una cosa sostanzialmente necessaria e soprattutto priva di risorse il processore, anche se minime. Ci dovrà essere qualche parte del computer che conteggia la non attività del computer stesso e del sistema operativo affinché si attivi. A te l'ardua scelta se attivare un salvaschermo. Bene Goodler, eccoci di nuovo nel nostro desktop. Andiamo a personalizzarlo ulteriormente generando il menu con il pulsante destro e andando a selezionare l'opzione personalizza. In questa schermata potrai scegliere uno sfondo tra quelli evidenziati o in maniera molto semplice, quindi cliccando ad esempio su Windows classico, che sarà una tinta uniforme, oppure potrai sceglierne uno più complesso che migliorerà l'aspetto estetico. Clicchiamo ad esempio su questo, dopo qualche secondo verrà immediatamente applicato. Come puoi vedere, non è cambiato soltanto lo sfondo, ma anche l'aspetto estetico, che è ben evidenziato nella barra delle applicazioni. Avrai sì migliorato l'estetica della visione da parte del desktop, quindi la parte operativa della tua scheda grafica, ma avendo appunto migliorato le caratteristiche grafiche, ne avrai leggermente degradato le prestazioni, quindi sarà un pochino più bello il tuo computer, ma un po' meno veloce. Vedi, questa è una caratteristica di Windows 7, l'effetto aereo, che puoi abilitare o disabilitare a tuo piacimento. Un altro possibile sfondo può essere quello della natura. Vediamo cosa si presenta. Quindi puoi vedere una grande varietà di personalizzazione dal punto di vista dello sfondo del computer. Una personalizzazione un pochino più forte, se vogliamo, la puoi ottenere cliccando su sfondo del desktop. Qui puoi decidere una singola visualizzazione che verrà immediatamente applicata, oppure puoi decidere di selezionare più di una immagine di sfondo e in base a ciò che imposti qua potrai decidere di cambiare l'immagine ogni 10 secondi, 30 secondi o qualche minuto fino ad ore e giorni, in maniera molto esagerata. Proviamo a vedere cosa accade dopo 10 secondi. Salviamo le modifiche e visioniamo l'effetto di ciò che abbiamo realizzato. Come puoi vedere, ogni 10 secondi circa avviene una variazione dello sfondo. A te la scelta se applicare o meno queste operazioni in virtù del fatto che una piccola risorsa del processore dovrà essere dedicata a questo compito. Come puoi vedere dalla barra delle applicazioni, mentre sto parlando, lo sfondo cambia a distanza sempre di 10 secondi circa. Torniamo sulle impostazioni dello sfondo del desktop. Qui puoi decidere se effettuare una riproduzione casuale ogni 10 secondi senza ripetere la sequenza. Da questo menu potrai decidere come gestire l'immagine. Se ne selezioni una, potrai decidere di riempire tutto lo schermo, oppure adattare allo schermo per una migliore visualizzazione, oppure estenderla a tutto schermo, a pieno schermo, deformandola anche. Con l'opzione affianca, la tua immagine sarà ripetuta n volte fino a riempire tutto lo schermo, oppure semplicemente centrarla a schermo. Scegliamo l'opzione affianca e andiamoci a scegliere una immagine per vedere cosa accade affiancandola l'un l'altra. Dopo aver scelto la cartella, qui abbiamo la nostra bella pasquina, andiamo a salvare le modifiche e vedere cosa accade. Come puoi vedere, la nostra pasquina è ripetuta per ben 6 volte fino a riempire tutto lo schermo.
andiamo a visionare le altre opzioni, ad esempio colore delle finestre. Da questo menu puoi decidere qui tramite dei pulsanti il tipo di colore, oppure andare ad impostare l'aspetto seguendo delle impostazioni avanzate. Infatti da questa schermata potrai scegliere il tipo di elemento da modificare. Una volta che scegli il tipo di elemento, potrai impostare dei parametri a tuo piacere, come la barra del titolo, la barra di scorrimento, quindi le barrette laterali che si presentano quando una immagine è molto grande, alcuni elementi del desktop, delle finestre, dei menu. Quindi puoi sbizzarrirti totalmente selezionando di volta in volta il tipo di parametro da modificare e scegliere alcune opzioni per una migliore personalizzazione. Sempre cliccando su OK attuerai le modifiche. Ora non le attuiamo per non scombussolare troppo il nostro desktop. Ricorda di salvare sempre le modifiche. Andiamo adesso a cambiare le opzioni relative ai suoni. Parcheggiamo questo, si aprirà questa nuova schermata che ti permetterà di selezionare la riproduzione, quindi migliorare alcuni aspetti o comunque variare alcuni aspetti in termini della riproduzione. Altre impostazioni sono riferite al microfono dal quale sto parlando, oppure dalla linea d'ingresso, quindi un audio fornito da una fonte esterna, oppure i suoni generati da Windows stesso. Tramite questo pulsante potrai provare a ascoltare un'anteprima del suono, scegliere il tipo di pulsante che ti notificherà un audio ben definito, e comunque tramite il pulsante sfoglia potrai andare a selezionare il tuo suono. Potrai decidere che in base all'accesso del sistema operativo, quindi quando si avvia il sistema operativo, cliccando su questo pulsante potrai impostare anche una canzone a tuo piacere. Qui hai una lista che ti permetterà di variare i suoni standard predefiniti dal sistema operativo, o come dicevo prima, tramite questo pulsante personalizzarli. Infine, l'ultima opzione è relativa ad eventuali telefonate che il sistema operativo può gestire. Penultimo, il pulsante screen saver, quindi il salvaschermo. Io, come puoi ben vedere, non ho impostato alcun screen saver, alcun salvaschermo, ma da questo menu potrai decidere uno o l'altro. Avere un'anteprima che si presenta a schermo, quindi abbiamo una piccola rappresentazione. Puoi anche scegliere il testo 3D, e quindi in questo caso c'è Windows 7. Nella zona delle impostazioni variare il testo. Adesso scriviamo guida al computer, scegliere la risoluzione, le dimensioni e la velocità di rotazione, o anche il tipo di rotazione, se alternata, fuori asse o a caduta, diciamo un fuori asse. Quindi puoi decidere tu come meglio credi, facendo dei tentativi. Applichiamo questo salvaschermo e vediamo cosa accade con una anteprima. Qui potrai selezionare il tempo di attesa, da un minuto fino a un valore che tu meglio credi. Dopodiché, cliccando su OK, avrai acquisito le impostazioni di questo salvaschermo. Come puoi ben vedere, tramite questa pagina puoi personalizzare l'aspetto estetico del tuo computer in maniera abbastanza importante. Nella prossima lezione conoscerai una nuova sezione del sistema operativo. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!